Torniamo a prendere Danilo, nuova giornata, nuova tappa. Oggi rimaniamo nella zona di Trieste, vediamo dove ci porta. Eccolo là con la sua bella valigia, un nuovo al telefono, un autobus che si vuole schiantare contro di noi. Buongiorno, eccolo, buongiorno al telefono, eccoci qua. Sarò e perderò la coda. Quattro zampe grosse spunteranno e io salterò. E la pulce d'acqua allora si voltò ed incontrò un tritone. Ma se un drago disse no, 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 la mia casetta è qua. Vi siete cambiate le scarpe? Sì. Ah, perché ve le siete cambiate? Che fate adesso? Ci stiamo andando nella pelle. Andiamo. Dani, oggi insomma nuova tappa del viaggio, ma la prima tappa in una tua scuola. Perché hai scelto di visitare questa scuola con questo progetto e poi che cosa hai fatto tu in questa scuola? Guarda, ho scelto di visitare questa scuola qua perché è una zona di confine, una storia che in breve tempo ha portato dei grossi cambiamenti. Noi facciamo corsi sull'outdoor education, poi prende vari nomi a seconda della declinazione. Sono scuola all'aperto, scuola del mare, del bosco, del fiume. Abbiamo vari format, qui abbiamo lavorato 32 ore con appunto gli insegnanti della scuola statale, voluto fortemente dalle maestre. Gatto pancia vuota, gatto pancia vuota, gatto pancia vuota. Ci dai un po' di numeri di questa scuola e dei numeri dell'altipiano? Li sai più o meno quanti maestri coinvolti, sezioni? Sono 9 sezioni coinvolte in questo progetto della scuola del bosco. Gli alunni in totale sono più di 100. Ci sono scuole con pluriclasse come la nostra, con 2 sezioni, oppure scuole monosezione. Alcune scuole hanno vicino le scuole di lingua slovena. La nostra è una realtà multilingue. Diciamo che questa scuola, per ubicazione anche logisticamente, ti invita a lavorare in una determinata maniera. Siamo contornati dalla natura. I bambini sono sempre stati così sollecitati rispetto all'ecologia. E allora ci racconti un po' come è cambiata la routine? Adesso i bimbi arrivano, vengono accolti dentro, ma poi le attività quotidianamente vengono fatte un po' fuori. Prima magari si andava a fare qualche passeggiata sporadica, mentre adesso uscire non solo nel giardino strutturato, perché abbiamo appunto un giardino strutturato con giochi, arrampicate, quest'aula verde, in modo di lasciare l'esplorazione del bambino. Questo stare in natura permette loro di rilassarsi. E lo vediamo anche con bambini con ADHD, disturbo diffuso dell'attenzione, con bambini che solitamente sono molto compressi. Siamo, penso, anche noi insegnanti e i bambini più contenti. Il fatto di uscire nell'aula verde li vediamo molto più rilassati. A volte ci sono dei momenti in cui sembra che noi adulti non stiamo facendo niente, invece siamo come un po' l'ago della bilancia, loro sentono la nostra presenza, sono tranquilli, esplorano, non si fanno male, sono momenti magici che ci hanno anche rincuorato e quindi siamo convinte di proseguire.
Siamo a Villa Carsia, sempre una frazione di Opicina. Siamo in una scuola sorella, parente, cugina di quella dove eravamo prima. Qui ci sono altre due sezioni, una quarantina di bambini. La cosa che però è interessante è che hanno ristrutturato il giardino. Questo che hanno fatto qui lo potrebbe fare qualunque scuola. Che si fa qua? Stiamo spaccando le rocce. Bravi. Volevo diventare di spaccarocce. Lupo, diceva Lupetto, per favore, cerca di prenderla. Ho tanta voglia di mangiarla. Aspetta, diceva Lupo, prima o poi finirà per cadere. Noi avevamo tutto un giardino molto strutturato con giochi strutturati e dopo aver fatto il nostro corso insieme a Danilo e esserci convinte che effettivamente vivere all'aperto è un altro modo di vivere, abbiamo deciso di prima cosa togliere tutti i giochi strutturati e abbiamo poi chiamato tutte le famiglie, le abbiamo radunate e abbiamo deciso di fare una riunione in cui raccontavamo il perché e la motivazione del perché volevamo fare questo, in maniera che anche loro fossero preparati a questo grande cambiamento. Loro hanno accolto veramente con grande entusiasmo questo nostro percorso e questo è servito molto anche per tutto quello che poi siamo riusciti a realizzare. Ecco, quindi la prima cosa che abbiamo fatto è proprio questo spazio. Abbiamo deciso di prendere appunto degli appendini dove ogni bambino poteva appendere la sua tuta termica e ogni appendino ha il proprio contrassegno, così i bambini sanno dove appendere e ogni bambino ha il proprio posto per gli stivaletti da pioggia e così può andare liberamente nell'erba, arrotolarsi senza nessuna costrizione o restrizione. Non c'erano i tavoli che noi abbiamo recuperato e abbiamo utilizzato adesso proprio come aula esterna. Questo percorso con queste travi non c'era e infatti sono tutte travi che queste ce le hanno procurate di scout, no? E tutto quello che possiamo recuperare così lo recuperiamo. Abbiamo costruito, viene cambiato settimanalmente dai bambini, adesso è in questa forma, poi viene cambiato, vengono messe le rotaie, lo decidono loro come cambiarlo. Poi abbiamo fatto arrivare delle balle di fieno che purtroppo adesso sono un po' scese. Qui si erano costruiti un treno, cioè con la locomotiva, quindi i bambini vanno, montano, saltano, e lì invece in quest'altra parte, sempre con le balle di fieno che abbiamo utilizzato, si sono costruiti la casa, poi è stato un recinto, poi loro le girano e le mescolano. Scolano, difatti poi si sono un po' distrutte. Adesso a primavera ne faremo arrivare delle altre. Abbiamo fatto questo telaio che lo abbiamo utilizzato soprattutto in autunno perché qui abbiamo tantissime foglie colorate e quindi lo abbiamo difatti sfruttato perché si sente che è mollo, dobbiamo tutto ritirarlo. E abbiamo fatto il cerchio del fuoco. I bambini la prima cosa che hanno costruito è stato questo cerchio e poi dei genitori che abbiamo hanno portato i legni tagliati e sono venuti in aiuto gli scout e ci hanno costruito tutti questi seggiolini. Un'altra cosa che dovevamo fare era vogliamo salire sugli alberi, ma gli alberi però sotto c'erano i sassi e quindi la prima cosa dovevamo ripulire dai sassi carsici e quindi abbiamo costruito il nostro teatro. Escono, si presentano con tanto di buongiorno, io mi chiamo, e raccontano ai loro amici quello che hanno visto in queste nostre passeggiate. Ognuno si prende il suo seggiolino e ci spostiamo davanti al teatro. E questo è bellissimo perché è il nostro ombrello naturale, quindi anche se piove noi qui sotto stiamo e non ci piove. E l'hanno scelto loro come posto, come tutto, hanno studiato. E tutte queste pietre erano sotto questi alberi qua dietro e loro li hanno puliti, li hanno raccolti e che adesso possono arrampicarsi sugli alberi. Bambini, chi di voi si ricorda cosa vuol dire questo segnale? Cosa vuol dire? Si ricorda qualcuno? Dici Teresa. C'è un sentiero. C'è un sentiero e che questa inizia la casa di chi? Della natura. Amica natura. E quando uno entra a casa di un amico, rompe le cose? No. Sporca l'amica natura? No. No, quindi ci comportiamo come a casa di un amico, di un'amica. Buongiorno! Ciao! Danilo! Annalisa, mamma! Di quanti bimbi? Due! La più grande ha 4 anni e mezzo
e la più piccola ne ha due. Più grande va a scuola qui alla Rutteri. Abbiamo avuto una notizia, così si è sparsa questa strana voce, che queste maestre sono impazzite e hanno detto che vogliono uscire con i bambini fuori. E meno male che sono impazzite. Allora sono impazziti anche i genitori? Sì, sì, nati pazzi, credo. Accidenti, quindi c'è un'aria malsana qui da queste parti. C'è un'aria molto sana, per quello che la dobbiamo respirare. È un progetto che coinvolge tutti, coinvolge la scuola, coinvolge il territorio, coinvolge i genitori. Il sostegno è la curiosità forse, e il coinvolgimento dei genitori è stato subito sentito, è stato subito importante, e questo sicuramente ha dato molta forza alle insegnanti per andare avanti. Ci sono stati dei cambiamenti nella bambina? Sì. Nel senso che noi abbiamo la fortuna di abitare qui, quindi le passeggiate nel bosco si fanno spesso, e la cosa che mi ha colpito è che lei mi raccontasse delle cose nel bosco. La bimba è molto interessata a questo, all'ambito naturale, e torna a casa con mille nuovi giochi, però giochi naturali. Sporca, assolutamente. È molto contenta. Voi genitori, come comunità di genitori, come ve la state vivendo questa esperienza di scuola in natura? Se questa cosa qui ha aumentato l'interazione tra di voi? Devo dire che qui in questa scuola è presente un comitato genitori delle scuole di Banne molto, molto forte. Ovviamente il progetto Scuola del Bosco non ha fatto che inserirsi perfettamente in questo contesto e dargli un ulteriore valore, su un sentimento che già era presente. I genitori collaborano sempre sia per il mantenimento degli spazi esterni della scuola che interni, e con le scuole nel bosco abbiamo tutti condiviso molto i momenti in cui i figli effettivamente partecipavano al progetto e sfruttavano gli ambienti esterni. La vita allo stagno c'è, oh che felicità, noi stiamo bene. Pronti a ripartire, domani nuova avventura. Siamo molto stanchi ma molto molto felici, è stata per me una giornata veramente arricchente essere immersi nei bambini all'aperto, queste maestre straordinarie. Dani, abbiamo parlato tantissimo, quindi ti chiedo solo proprio un feedback finale. Ho commosso, cioè nel senso di aver visto in un tempo così breve tutto questo entusiasmo. Ma questa cosa, 5 mesi. In 5 mesi hanno ribaltato. 5 mesi ribaltare le scuole. Grazie a queste persone, veramente. Hanno dato proprio un senso a tutto. Alla fatica, ai viaggi, alle mille parole. Dai. La scuola cambia. La scuola cambia, noi ripartiamo e continuate a seguirci.